pensavate che il discorso dei tempi di attivazione delle SIM fosse finito, e invece no. Perché? Perché anche quello che mi ha detto l'ultimo operatore Iliad non è corretto. E poi magari facciamo qualche riflessione sui vostri commenti. Sempre a titolo informativo vi faccio vedere quello che ho trovato sui vari siti, quindi di O-Mobile e Iliad, riguardo a questi tempi di attivazione della SIM una volta che l'abbiamo acquistato. Andiamo subito a vedere O-Mobile, dove ho trovato questa cosa che sinceramente non è che dice più di tanto, quindi aiutatemi voi a capire, perché io i tempi non li ho capiti. Comunque vabbè. Come vedete evidenziato, dice: se acquisti la SIM online con consegna a casa, il contratto si conclude immediatamente nel momento in cui effetti l'acquisto sul nostro sito. In questo caso, per utilizzare il servizio dovrai attivare la SIM tramite il processo di video riconoscimento. Ok, però non viene specificato, quindi il discorso quello dei 30 giorni, 60 giorni, boh, non si sa. Una volta che mi arriva questa benedetta SIM, quanto tempo ho per attivarla? Boh, non lo so. Se voi l'avete capito, lasciate nei commenti. Poi vabbè, dice: negli altri casi il contratto della SIM si perfeziona nel momento in cui ti viene consegnata e l'attivazione avviene direttamente nel punto vendita. E vabbè, questo qui è logico. Poi, o attraverso l'acquisto di una ricarica telefonica entro 30 giorni. Scusate, ma io non l'ho capita, commentate voi. Boh. Invece riguardo Iliad, anche quello che ha detto l'ultimo operatore non era corretto, quindi il primo, vi ricordate, me l'ha detto addirittura 3 mesi, l'ultimo ho detto assolutamente no, ma chi le ha detto una cosa del genere? E ho detto un suo collega: ah, mi scuso, ma guardi, sono 30 giorni, benissimo. Io logicamente forse sono un po' pignolino, sono andato proprio a cercarlo nel contratto, quindi sotto condizioni generali di contratto, e sotto la voce servizio utilizzo della SIM si trova questa dicitura: in caso di acquisto sul sito internet la SIM è attivata dall'utente nella propria area personale decorsi 14 giorni dalla data della consegna, quindi quando il corriere ce la consegna, la SIM sarà attivata automaticamente, quindi sono 14 giorni massimi. Bon, attivazione SIM, discorso chiuso, io aspetterò questi 14 giorni, vedrò se verrà attivata e poi magari ve lo dirò per informarvi, punto. Perché dico questo? Perché c'è chi scrive, anzi ringrazio sempre e saluto i nuovi utenti che si sono iscritti, quindi vuol dire che è un argomento che gli interessa e magari vogliono rimanere aggiornati, non sono quelli che stanno attaccati al computer dalla mattina alla sera e quindi magari possono avere delle maggiori informazioni da altre persone che lo seguono come il sottoscritto, come succede normalmente su internet. Ci sono i blog, forum, Facebook, insomma tanti social, e c'è anche YouTube, dove dal mio punto di vista ci sono tantissime, scusate la parola, video cagate che non servono assolutamente a nulla, cioè alla fine non dicono niente, eppure queste persone hanno 300.000, 500.000, 1 milione, 2 milioni di iscritti. E in sostanza, per curiosità si va a vedere, in sostanza magari non dicono niente, magari sono lì che giocano, ridono, scherzano, cioè in conclusione non è che parlano magari di un argomento, a parte certi insomma che lo fanno di mestiere e fanno eventualmente recensioni su vari prodotti, quindi quelle sono cose magari che possono servire, altre invece no. Però piacciono, perché se hanno centinaia, migliaia di visualizzazioni
con 1 milione, 2 milioni di iscritti, ma in succo non dicono niente, se piace, beato questa persona che ha trovato un modo per monetizzare, dicendo e giocando, insomma, fa passare un po' di tempo, quindi può piacere e non può piacere. Il mio canale nasce per mio puro divertimento, prima di tutto, e questo diciamo che risponde un po' a qualche commento di qualche utente. E poi fare visual, monetizzare, prima di tutto sono affari miei, se uno fa per visual come fanno tantissimi altri, anzi si vedono quelli che lo fanno per monetizzare. A parte questo, ognuno andare a fare i conti in tasca agli altri non ce ne può fregare di meno, sono cavoli loro, se te ti interessa te, alle persone non costa niente. Se io voglio andare a vedere uno che gratta e gratta e vinci, lo guardo, poi se monetizza, beato lui. A me qual è il problema? A parte che io non monetizzo, almeno per il momento non monetizzo, perché bisogna avere un tot di utenti registrati e io non ci sono, ma a me non mi interessa per il momento questo discorso. Poi quando arriverò, se ci arriverò mai, non lo so, non penso di affidarmi su YouTube per campare, questo è proprio escluso. Ma lo faccio, come dicevo, per mio divertimento e per dare informazioni a quelle persone che magari non seguono così tanto la telefonia mobile. Chi vuole essere informato, chi lo usa per scambiarsi dei messaggi, delle opinioni, dei consigli. Ci sono tante persone che, e anzi ho visto che alcuni utenti fanno delle domande, altri utenti magari gli rispondono. Ecco, questo è lo scopo del mio canale. Come ho già detto in un altro video, e lo ribadisco magari per i nuovi utenti che si sono iscritti, a me fa piacere quando vedo un commento dove c'è un grazie, anche se è solo una persona su 100, 200, 300 persone che visualizzano questa cosa, ma c'è un utente che ringrazia perché ha risolto il suo problema o perché ha avuto un'informazione che magari non sapeva, sia da me o da un altro utente che gli ha risposto. Questa è la cosa che a me rende felice, essere stato utile a quella persona. Poi il discorso sempre dei vari gestori, fortunatamente in Italia si può scegliere, libertà di mercato, quindi possiamo scegliere quello che vogliamo, ognuno di noi sceglie quello che vuole. Ci sono tanti gestori telefonici, per fortuna, voi pensate se ce ne fosse stato solo uno, come agli inizi c'era la SIP, quello c'era e quello, se volevi il telefono, era così e ti arrangiavi. Adesso invece c'è libertà di mercato, quindi si può decidere, ognuno sceglierà quello che più gli piace, quello che gli è più simpatico, quello che gli più conviene, ognuno potrà fare quello che gli pare. Quindi continuare a dire questo è meglio di quello, ma cosa fare, cosa sapete una persona dove vive o dove sta, ecco, eventualmente quelli sono discorsi inutili da fare e andare a discutere. Qui poi non è che ci si lamenta, qui ci si informa. Lamentarsi, io non penso di lamentarmi. Ti fa un po' arrabbiare se magari un operatore ti dice una cosa per un'altra, che poi magari non è quello. Allora, quello magari mi posso lamentare perché non mi dice delle cose corrette. E allora quello non è una lamentela, insomma, quella è un'incacchiatura, che stai a fare lì come operatore. Allora me ne invento io le cose e siamo a posto. Per tutto il resto sono informazioni, ribadisco, informazioni che chi si iscrive, e ti invito a farlo, interessa questo argomento. Poi aprirò altri, penso di aprire altri due canali con altri due discorsi. Uno è quello della scuola guida, quindi lo farò tipo Teto Quiz,
Anche questo qui è puro divertimento per ripassare insieme i cartelli stradali, fare un ripasso, o chi è giovane magari dovrà fare l'esame. È un gioco, è un divertimento, è un passatempo, come possono essere tanti altri video cavolate, forse anche per questo magari può insegnare qualche cosina a qualcuno. Poi magari farò anche un canale di cavolate, come magari fanno in tantissimi, è per monetizzare, fare soldi. Vabbè, dai, il video finisce qui. E con questo, come sempre, saluto a tutti, sia i vecchi iscritti che i nuovi iscritti, e gli iscritti che verranno, che saluto in anticipo, quindi se stai per iscriverti ti saluto di già. È il solito abbraccio a chi mi vuole bene. Ciao ciao da Tito.